Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati a questa nuova lezione di Final Cut Pro X. Questa è la settima lezione, oggi andiamo a vedere l'audio. Prima però di vedere l'audio, iscrivetevi al canale. Poi se volete potete anche seguirmi su Instagram. Instagram vi lascio questo qua che è eugenio.mazzucco, che mi sto anche rompendo di fare i tutorial, però ho promesso a un mio utente di finire questa serie, quindi lo farò. Vediamo come regolare l'audio di una clip in Final Cut. Selezioniamo la clip. Quindi contorno giallo perché abbiamo cliccato sopra la clip. Adesso porto un attimo il volume a come era originariamente. Ok, questo è il mio volume originale. Vedete che ci sono all'estremità dello spettro sonoro delle bande rosse e gialle. Ecco, questo significa che il volume di quella clip è troppo alto. Quindi clippa. Diciamola così, si dice così. Una volta che abbiamo queste sezioni qui col volume troppo alto, possiamo dividere la clip e abbassare solo quelle parti lì. Oppure, visto che non risente troppo dell'abbassamento dell'audio la clip in generale, possiamo cliccare su questa riga orizzontale, vedete? Trascinarla verso il basso per eliminare completamente il volume o ridurlo fino a piacimento, diciamo, o trascinarla verso l'alto fino a raggiungere 12 decibel. Mentre montavo il video tutorial mi è venuto in mente che ci sono delle cose che non vi ho spiegato riguardo l'utilizzo dell'audio nella timeline. Qua abbiamo le dissolvenze. Vedete, all'inizio, senza aver toccato nulla, si presenta questo triangolino qui all'inizio della banda audio. Quindi noi ci clicchiamo sopra e trasciniamo verso destra se vogliamo una dissolvenza piuttosto soft. Se invece vogliamo cambiare la dissolvenza, in questo caso è la dissolvenza in entrata, ma se lo facciamo alla fine è la dissolvenza in uscita. Qui, se noi clicchiamo col tasto destro sopra il triangolino, abbiamo i tipi di dissolvenza. Abbiamo la lineare, la curva S, quella che abbiamo attualmente, e questa qui che riduce e sale a curva così. Niente, chiusa la parentesi. Quindi andiamo a vedere invece nell'inspector che cosa succede. In alto a destra abbiamo il simbolo dello speaker audio. Noi ci clicchiamo sopra, si aprirà questa schermata. Andiamo a vedere che opzioni abbiamo. Abbiamo il volume, esattamente quello che vi ho appena fatto vedere sulla timeline. Per comodità io uso sempre questo qui. Poi abbiamo l'equalizzazione. L'equalizzazione con le varie opzioni. Abbiamo l'enfatizzazione della voce, della musica, diciamo, l'intensità, loudness, non so come tradurlo in italiano. Comunque vi fa sentire magari le cose che non sentite o che si sentono poco. Non vorrei dire gamma dinamica che magari è errato perché non sono un fonico, non capisco una mazza. Cioè io registro con Logic Pro X quando faccio i brani o le basi musicali, ma sono veramente ignorante, nel senso lo faccio con i tutorial. Poi abbiamo reduction che toglie, diciamo, le frequenze quelle più basse. Bass boost aumenta i bassi se avete magari un audio un po' piatto, senza bassi, eccetera, eccetera. Questo qui riduce i bassi, bass reduce. Qua sono gli acuti. C'è la possibilità con la bacchetta magica che abbiamo qui di analizzare automaticamente l'audio e migliorarlo. Basta cliccarci sopra, vedete, analizza tutto. Quando finisce l'analisi, migliora automaticamente l'audio. Il pan, diciamo in modo profano, che è la direzione in cui voi in cuffia o dagli altoparlanti sentite provenire le voci e i rumori e i suoni. Cioè, per esempio, se io seleziono una di queste opzioni qua, posso regolare la direzione da cui proviene il mio audio o la dinamica, diciamo così, rendere l'audio dinamico. È difficile spiegarvelo senza farvelo sentire. Oh, fondamentalmente sono queste le opzioni, non voglio farla neanche troppo lunga perché, vabbè, qua abbiamo, se clicchiamo qui, abbiamo l'equalizzatore su cui possiamo lavorare noi manualmente. Ovviamente qua ci sono tutte le frequenze basse. A volte quando si tratta di voce registrata, per il canto vado a togliere le frequenze fino a, non lo so, 80, 100, 120 massi. Dipende sempre dalla voce che vi trovate avanti. È tutto molto relativo, ma non addentriamoci dentro l'equalizzazione, per carità. C'è da mettersi le mani nei capelli. Possiamo andare a vedere come inserire magari l'audio registrato, il voice over, ma lo faccio in un altro video perché sicuramente ci saranno persone che cercano un video apposito per mettere la voce fuori campo. Lo metto nel video dopo. Ciao ragazzi e grazie per aver guardato il video. Ricordatevi di iscrivervi al canale.